lo facciamo con calma, è gesso. In effetti, se calcoliamo il delta di questa equazione, quindi b alla seconda meno 4a sottinteso 1 per c, viene fuori 0, e andando a utilizzare la formula opportuna otteniamo come soluzione, guardate, x uguale a 1. Attenzione al prossimo passaggio, che è veramente tattico. Guardate, un'equazione che ha il delta uguale a 0 è caratterizzata da un polinomio che può essere scomposto con un quadrato di binomio, x meno 1 alla seconda uguale a 0, scritto anche, volendo, in questa forma, che ci fa osservare che ci sono due polinomi, x meno 1 e x meno 1, che si annullano, quindi rendono il prodotto uguale a 0 per x uguale a 1 e x uguale a 1. Quindi la soluzione che abbiamo in realtà è doppia, e questo è il motivo per cui parliamo di due soluzioni reali e coincidenti. E comunque la soluzione una è, però detta così,